fare buono dobbiamo parlarci sopra. Se ci abbiamo parlato sopra, dobbiamo dire che siamo venuti qua dopo aver letto e dopo aver partecipato anche al post che in questo momento sta impazzando sul Facebook, sulla pagina, sul gruppo FanCity, con tanti commenti, e in pratica si è discusso su degli eventi di molestie, diciamo, no? Vabbè, dai, molestie, insomma, occhiate, inviti a bere alcolici, eccetera. Quindi siamo venuti alle chiazzette. Vabbè, siamo venuti alle chiazzette. Sono le 8:15, quindi comunque siamo già più o meno serale. Allora, serale c'è Francesca e ci sono io. Io potrei benissimo essere il molestatore. Tra l'altro, casualmente ho pure una maglietta della Tunisia. Io lo farò. E se pensasse un po' anche lei. Fammi cantare qualcosa di degno. Le chiazzette le conosciamo tutti. L'antico percorso che portava a Cirano al mare. In questo momento io mi accorgo che rispetto a qualche settimana fa è stata pulita la strada, perché erano piene, prima erano piene di dell'erba alta e secca, ora invece è stata tagliata, quindi evidentemente il servizio di pulizia ha funzionato. Ecco, là ci sono gli sposi che avevamo visto la macchina su. E quella è la fortezza del tocco. E si è discusso anche di quando c'era una postazione di Lega Ambiente che accoglieva le persone qua e che comunque fungeva anche da presidio e d'appoggio per i visitatori. Ne approfittiamo e gli facciamo pure una zoomata a questi sposi. Ah, due sposi. Due coppie, ecco. Diciamola bene, no? Esatto. Però sarebbe bello conoscere i ragazzi, l'esperienza dei ragazzi. Che ce la segniamo di andarti a chiedere oppure ci vogliono per Nanni? A me sicuramente, per molestatore difficilmente. Però vabbè. Evidentemente per essere qua gli sposi vuol dire che è un posto di un certo prestigio, di un certo che piace, va. E che non piace? Chi è che può non piacere questo posto? Ecco, i ragazzi. Vuole riposare? I ragazzi stanno in buona posizione sopra una struttura che è stata dichiarata illegale, no? Perché sono stati fermati i lavori di questo posto qua. Quella è quella sinistra. E chi meglio ci può raccontare come si sta qua alle chiazzette se non questo stesso gruppo di ragazzi? Allora parliamo di come stiamo qua, no? Quindi ci siamo sempre trovati bene perché è un bellissimo posto e troviamo un panorama bellissimo. Noi veniamo soprattutto per questo, no? Non abbiamo mai ricevuto dei disturbi da parte di qualcuno, nonostante noi non stiamo fino a un'ora troppo tarda. Però comunque veniamo per rilassarci e per stare insieme. Tu che ne pensi? È un luogo importante per noi giovani, comunque è abbastanza frequentato, nonostante ci sia comunque questa frequenza di giovani non ci sono mai stati problemi gravi di qualsiasi genere. Passiamo al prossimo gruppo. No, vabbè, questo è un posto tranquillo, non ci è mai capitato di vedere gente. Ma non mi copiate. Niente, è un posto tranquillo, non esattamente, io confermo alla grande. Sabato scorso siamo arrivati qua, le stelle erano un po' offuscate, ma non c'erano guardoni o chissà quale maniaco in giro, no? Chissà quella telecamera.
Niente, niente, tu. Da premettere che è la prima volta che vengo. No, sto scherzando, sì, è sì, un luogo sì. di una tranquillità assoluta. Uno si può godere le sue vacanze in questo posto. E sarebbe un peccato rovinarlo per colpa di quattro idioti che magari non hanno fatto neanche nulla di tanto grave. Scusate, mi stanno chiamando. È fatto apposta, immagino. Mamma, okay. Stiamo facendo un'intervista. Penso ci saranno. Pronto? Inquadra il panorama, guarda che bello, digli che bello. Fagli vedere che bello. Maria, sono fuori, Dio. Non mi vuoi chiamare il così, non vuole stare io. Ma per il filmino di matrimonio? Pronto. Sì, che non ti ricordo. Mimone, parliamo poi di presenza. Ciao. Sì, Mimone, nome inventato. No, si chiama Mimone. Okay. È vero, basta, non perdermi. Ovviamente è soltanto un'esperienza che abbiamo fatto oggi così al volo e chiaramente non vuole essere la soluzione o il chiarimento di tutto quello che è successo, anche perché io mi rendo perfettamente conto che non è facile per un genitore. Comunque sia, oggi è andata così.